Tutt'al più la preoccupazione è quella che diceva il direttore Senaldi, e cioè che ci sia una valutazione che non tiene conto della realtà, perché ciò che Antonello Caporale definisce il crash dell'Italia è l'Italia che cresce più di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Ricordiamo, più di Francia, più della Germania, siamo tanto, a 0,5 sul trimestre, 1,8 bravissimi. Sulla base annua. Per cui siamo fiduciosi, visto che i dati reali sono positivi, è aumentata l'occupazione, l'inflazione è comunque scesa rispetto a risalita in questo mese, ma negli scorsi mesi è scesa di parecchio, la borsa è salita e sono anche cessate quelle manovre al ribasso di grandi fondi speculativi internazionali, per cui sarebbe davvero non c'è motivo di essere preoccupati. Chiaro che la situazione è complessa in tutto il mondo, di conseguenza è un mare difficile da navigare, ma il governo lo sta facendo.